Sicilia alla Sardegna. Le due isole, Antonella. Per fare la calamarata crudaiola, quindi crudaiola. Una pasta cruda, crudaiola, fredda, no? No, fresca. Diciamo, noi la intiepidiamo, però può anche diventare una pasta fredda per la portare in spiaggia. Esatto, la calamarata crudaiola con... ricotta mustia, senti. Con la ricotta mustia. Spieghiamo che cos'è questa ricotta mustia. Allora, ricotta mustia è una ricotta fresca, pressata e affumicata con legni di leccio, di corbezzolo, e quindi è molto caratteristica della Sardegna. Ok, chi non avesse la ricotta mustia può usare una ricotta salata, quello che vuole. Però era una volta nella vita da assaggiare, uno dei miei prodotti italiani preferiti. Vabbè, mi tocca. Antone. Io non lo so comunque, voi mi chiamate, cioè come faccio. Fidati, io. È tanta roba. Tanta roba. Allora, iniziamo da preparare prima di tutto tutte le parti che vanno in cottura. Partiamo dalle zucchine, quindi le zucchine, dopo adesso, vedi, stiamo andando verso sullo stagionale proprio. No, e quindi vedete, compaiono le nostre cucine, tutte le zucchine, le cose, i pomodori, no? Sì. Ma guarda Alfio che sta mangiando dietro la lavagna. Ma si nasconde poi, tra l'altro. Perché ti nascondi? Puoi mangiare lì. Anzi, è carino, mangia lì. Mi sono tagliato. Ti sei tagliato? Si è tagliato, guanto, grazie. Guanto! Dovrebbe essere qua. Aspetta, eccoli. Mettine... No, ascoltami, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ma secondo te? Succede. Succede. Io sono qua per quello, da grande volevo fare l'infermiera. No, dai. Vedi, si è tagliato. Si è tagliato, capita. Vai. Iai. Sara Capone. Grazie, Antonella. L'infermiera, vai. Dov'è? Qua? Vai, tranquillo. Ecco qua. Lavati le mani, mettiti due guanti. Bravo, ecco. Grazie. Grazie, Antonella. Mettiti doppio guanto. Non ha, capita. Capita. Allora, quello ripartiamo, meno, Antone. Nel nostro settore, mestiere che entra. Cioè, i ragazzini... grazie. Se no facevamo un altro mestiere, se non ci tagliavamo mai. Via. Benissimo. Allora, ripartiamo, come ho detto, con le zucchine. Vai piano però non metterci fuori dietro nessuno. Ma è meglio andare piano e non tagliarsi. Lo faccio da 20 anni, cara. Capita, ma guarda anche a me. Ma cioè, figurati, ma mi vedi preoccupato. Io penso che a fine stagione mi sono incrinata le costole. Figurati. Allora iniziamo con l'aglio. Aumentiamo qua, quindi prepariamo tutte le cose. Qualcuno ce la tira, ma noi non ci frega niente. Sappiamo che ci rimbalza tutto. Ridiamo. Allora, guarda, andiamo qua, mettiamo lo spicchietto d'aglio e le zucchine. Così iniziamo con la prima cottura. Allora, ecco qua. Un po' di sale, un po' di pepe che mi prendo da qua. Ok. E io dico sempre, l'importante è non fermarsi, no? Cioè, anche in cucina succedono di tutte le cose. L'importante è non fermare. Allora, qui adesso prepariamo anche la crudaiola direttamente qua. Partiamo di nuovo da... Quindi il pomodoro lo lasciamo crudo, sì, mi sembra. Di e lo facciamo solo intiepidire. Sempre a lamelline. Tanto noi abbiamo visto, mi hanno visto che hanno buttato la pasta io, Cioè l'hanno visto che avevo buttato la calamarata, che è quella pasta rotonda, certo, che sembra un calamaro. Certo. Allora, quindi vado di nuovo a filettini. Quindi tu hai tolto i semini interni, che sono la parte leggermente acida come quindi anche più difficile da digerire, mentre utilizziamo solo i filettini. Ecco, andiamo. Come ti ho detto, questa è una pasta che puoi anche tranquillamente portare in spiaggia, come preparazione. Per quello che non la facciamo adesso, noi pensiamo ormai alla spiaggia, noi siamo, al mare, alle vacanze. Stiamo già dando idee per la spiaggia. Esatto. Il cipollotto fresco che adesso ci dà un bel po' di gusto, ecco qua. Dopo le nostre olive, sempre gli diamo una piccola trinciata, ecco qua. Vado. Dopo prendiamo i nostri pinoli e li facciamo leggermente tostare. Ok. Leggermente tostare con un po' di olio, e sale, così abbiamo la nostra preparazione. Dopo nel proseguo prendiamo e qui aggiungiamo un po' d'olio, quindi cipolla, olive e pomodoro. Pomodorini e maggiorana per dare sempre gusto, un po' di erbette ci vanno. Sale.
un po' di pepe e un po' di sale. Ecco qua. E un bel po' di olio, non lesiniamo con l'olio. Sì, vedi, e facciamo dopo, come ho detto, i pinoli caldi, tostati, che così fanno uscire tutto il loro profumo. Qua. E questa è la nostra crudaiola. Dopo abbiamo la nostra cremina fondente alla ricotta mustia. Quindi prendiamo della panna. Perché facciamo una specie di cremina, sì, quindi panna e ricotta mustia, sì, mischiate insieme. Guarda, andiamo qua, tagliamo. Con la pelle si mangia la ricotta mustia. Questa, no, se uno vuole più il gusto, però questa in ogni caso la tiriamo via leggermente e andiamo a tagliarla a livello grossolano, scaldiamo la panna. Qui non abbiamo bisogno... Oh, questa è rimasta lì sul coltello. Non abbiamo bisogno né di sale né di niente, perché la ricotta mustia ha già tutto quello che serve. E andiamo. Ma facciamo, tu puoi mangiarle, Evelina? Sì, perché non ha il caglio. E quindi ecco, è quella a cui tu sei allergica. Quindi, dopo, qui abbiamo anche un uovo. Qui cosa facciamo? Prendiamo e facciamo un tuorlo d'uovo che inseriamo dentro nella ricotta mustia. Nella ricotta mustia. Così abbiamo la parte, vedi? Ah. Quindi, ecco, andiamo. Cosa serve il rosso dell'uovo in questo caso dentro la nostra crema di formaggio? Colora intanto, tira un pochino, anche se è principalmente grassi, ma come se cuoci il tuorlo si cuoce, quindi tira leggermente la salsa, gli dà anche quella nota un po' più grassa, perché la ricotta è molto magra, e quindi ecco, è perfetto. E la panna non conta. Visto che la ricotta è magra, mettiamoci sì, la panna dentro, non conta, direbbe l'Evelina. È un emulsionante. È tutto, il magro è... relativo. La ricotta è molto magra. Diciamo che è leggera. Adesso. Leggera, è leggera. Allora, come ho detto, stiamo facendo soffriggere le zucchine perché crude non vanno bene. Abbiamo la nostra, quindi qua abbiamo le nostre marinate. Quindi l'unica cosa che cuociamo sono le zucchine e la pasta. Sì, le zucchine. Dopo, vedi, una volta che noi facciamo bollire questa, così abbiamo, una volta che saltiamo la pasta, che vedi che abbiamo fatto cuocere bene questa volta. Perché la calamarata c'ha un bel 10 minuti. C'ha 12-14 minuti. Un po' di acqua di cottura. Vedi, facciamo fare questo. Facciamo e così iniziamo a saltare. L'estate addosso, bellissima e crudele, le stelle siete guardi. Dopo, vedi? Ecco la crudaiola che si scalda appena appena. Si scalda appena appena. La scottaiola, direi. La scottaiola. Vedi? E diamo un bel... Vedi che portala anche in spiaggia questa. L'unica cosa è che magari la bottarga te la cucini, te la tagli a quadrettini se la vuoi portare in spiaggia. Aspetta che prendo un mestolino che gli metto un po' di acqua di cottura, Antonè. Sì, ma è questa che non prende, questa. Vedi? Allora, mettiamola qua. Mettiamola qua. Ecco, vedi, un po' di acqua di cottura. Così facciamo. E vedi? Inizia a cremare bene. Allora, aspettiamo adesso che faccia la prima bollitura. La devi frullare, no? Leggermente la frulliamo. Proprio abbiamo qua il frullatore immersione che ho messo lì. Vai, Antonè, mettila qua. Ecco, grazie. Frulla leggermente. E così poi impiattiamo. E mentre il sole sale, sale, ecco, sale su. E chi ci vuole male, 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 una mamma. Ma che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Vedi come è estiva, qui proprio l'estate. L'estate addosso, come guarda, diciamo. Come è diventata cremosa. Che in Sardegna è già arrivata. Alla base. Guarda che meraviglia, base cremosa, base cremosa della nostra ricotta mustia. Vedi? Impariamo anche, io insisto sui nomi delle ricotte dei vari luoghi perché così impariamo. Quando andate in Sardegna chiedete la ricotta mustia. Ricotta mustia, guarda, e questa è bella. Dopo andiamo proprio a poggiare la pasta freschissima. Ecco qua. Tiepida, va mangiata, meravigliosa. E questa è la calamarata crudaiola ricotta mustia di Michele Farru.